Non fidatevi delle apparenze. Questa Clio è completamente nuova, dalla testa ai piedi, o meglio dal tetto alle ruote. È vero, se andate a vedere la nuova Peugeot 208 oppure la nuova Opel Corsa noterete una maggiore differenza stilistica col passaggio generazionale, ma dovete tenere in considerazione questo. La Renault Clio l'anno scorso è stata la seconda auto più venduta in Europa e la prima auto straniera più venduta in Italia. Dunque, squadra che vince, non si cambia. Il suo designer olandese Laurens van den Acker ha messo mano in modo leggero e sapiente per modificare l'elemento che è stato determinante per il successo di quest'auto, il design. Le immagini valgono più di tante parole, ma andiamo a vedere insieme com'è cambiata. Innanzitutto, il leitmotiv di questo cambiamento è pulizia delle linee. L'anteriore è più affusolato, c'è questa virgola nei gruppi ottici anteriori che è stata introdotta su Megane e Talisman. Dunque il family feeling, ovvero la somiglianza con il resto della gamma, è ancora più forte. Il posteriore è più muscoloso, più pulito nelle linee e cambiano leggermente i gruppi ottici. Il profilo è la parte poi che mi piace di più. L'elemento determinante è stato eliminare il terzo finestrino. E poi mi piace molto questa linea di cintura che si alza man mano che si procede verso la coda, all'altezza del secondo finestrino. La vera rivoluzione della Renault Clio è negli interni. Bisogna dirlo, il precedente modello non è nato proprio sotto una buona stella in termini di qualità percepita. Le plastiche erano un po' scricchiolanti e le finiture un po' poco curate. Per questo non appena si mette il naso all'interno della Clio di quinta generazione si rimane immediatamente colpiti. Innanzitutto dal nuovo schermo del sistema multimediale, leggermente rivolto verso il guidatore e con dimensione di 9,7 pollici. C'è anche da 7 pollici sulle versioni entry level. È sviluppato in verticale, proprio come i nostri smartphone a cui siamo tanto addicted, ed è molto user friendly, molto facile da usare. Cambiano i comandi, quelli della climatizzazione, ora con effetto metallico, le plastiche sono per la maggior parte soft touch, quindi morbide al tatto, e poi c'è la nuova strumentazione digitale, anche qua in due dimensioni, schermo da 7 o 10 pollici. Passiamo alle dimensioni. In genere con l'arrivo di un nuovo modello le dimensioni di un'auto aumentano per offrire più comfort, più spazio, un bagagliaio superiore. Non fa una piega. Renault Clio da questo punto di vista fa un piccolo passo indietro, si accorcia di circa un centimetro per un totale di 4,05 m di lunghezza. Peggiora quindi l'abitabilità? Peggiora il bagagliaio? Niente affatto, ho provato a sedermi sui sedili posteriori mantenendo la mia usuale posizione di guida e devo dire che c'è tanto spazio per le gambe, ovvio il quinto passeggero rimane sempre un po' sacrificato. Anche il bagagliaio migliora, passa da 300 a 391 litri, che è un valore notevole per una segmento B. Tutto questo è stato possibile grazie alla nuova piattaforma modulare, che tra l'altro offre anche un altro vantaggio, un dimagrimento sulla bilancia di 50 kg, e questo va anche a vantaggio del piacere di guida e dell'efficienza. Come si guida questa Clio? Partiamo un attimo dai motori disponibili. La gamma benzina è molto ampia, si parte da un 1.3 cilindri aspirato da 65 cavalli, quindi guidabile anche dai neopatentati, oppure da 75 cavalli. E poi c'è un 1.3 cilindri turbo, che è quello che sto guidando in questo momento, da 100 cavalli, per poi passare alla top di gamma 1.3 TCE, turbo 4 cilindri, da 130 cavalli, abbinata di serie a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti. Rimane in gamma il motore diesel 1500 DCI, aggiornato in due varianti di potenza 85 e 115 cavalli, quindi la versione per i Globetrotter. E poi arriva anche una versione GPL, sempre basata sul 1.3 cilindri turbo da 100 cavalli. Per la versione ibrida invece, full hybrid, bisognerà aspettare il 2020. In questo momento sono alla guida della 1000 a benzina, turbo, 3 cilindri, da 100 cavalli. Ed è secondo me la versione più interessante perché ha un buon rapporto prezzo-prestazioni, offre dei consumi contenuti ed è anche piuttosto brillante. Della Clio ho sempre apprezzato la posizione di guida ben regolabile e poi il divertimento tra le curve. Caratteristiche che ritrovo in questa Clio di quinta generazione. Anzi, il piacere di guida è ulteriormente migliorato grazie al nuovo telaio, alla dieta dimagrante e a uno sterzo più preciso. Anche le prestazioni di questo 1.3 cilindri turbo mi hanno convinto, mentre il diesel lo consiglierei a chi fa più di 20 anche 25.000 km all'anno, proprio perché riduce fortemente i consumi, ma attenzione, costa di più.
Parliamo infatti di prezzi, si parte da 14.400 euro per l'entry level da 65 cavalli nell'allestimento Life, un po' povero in termini di dotazione. La 1000 tre cilindri turbo parte da 16.000 euro nello stesso allestimento, mentre la turbo diesel da 85 cavalli, una dotazione già più ricca, si parte dall'allestimento Zen e costa 19.050 euro. Se vi è piaciuto il video metteteci un like e iscrivetevi al nostro canale e poi fateci sapere qua sotto cosa ne pensate della nuova Renault Clio. Thank you.